Allora, oggi voglio fare questo video molto speciale in cui vi parlerò della mia skincare e di un prodotto che è un po' il mio holy grail, un po' il mio tesoro per quanto riguarda i dispositivi elettronici per il viso, per la skincare. Se mi seguite da un po' sapete che sono una grandissima fan di Foreo, è un brand in cui credo tantissimo e ci lavoro da ormai tipo 5 anni, se non addirittura di più. Ho tutto il range quasi di tutti i dispositivi di questo brand ed è un brand con cui lavoro perché sono dispositivi che io uso nella mia skincare quotidiana, sono dispositivi che amo ed è per questo che continuo a lavorarci insieme, perché ci credo profondamente. Come sapete, se non lo sapete, comunque è uscito il nuovo Luna 3. I nuovi dispositivi Foreo si possono utilizzare direttamente dall'app scaricabile gratuitamente sui cellulari. Basta accedere all'app, sincronizzare il dispositivo con l'app, selezionare il dispositivo che abbiamo, sincronizzarlo e dopodiché escono tutta una serie di opzioni che noi abbiamo per utilizzare il nostro Luna 3. Io come impostazioni metto sempre il massimo come time in seconds, perché 2 minuti per la pulizia del viso mi piace andare bene in profondità, diciamo così, però come intensità, visto che la pelle è estremamente sensibile, delicata, chi più ne ha più ne metta, sfigatissima, metto intensità 6, anche se in realtà questo dispositivo, adesso vi spiegherò, è molto delicato. Io per esempio ho quello per pelli normali, neanche quello per pelli sensibili, ma proprio perché so che è super 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 delicato e sulla mia pelle appunto è fantastico, è tipo l'unico dispositivo, adesso che ci penso, che non mi lascia la pelle arrossata. Una volta che abbiamo selezionato il tempo in secondi, io appunto ho messo 120, e l'intensità delle pulsazioni, io ho messo il 6, possiamo iniziare, e soltanto per premendo start dall'app il mio dispositivo inizia a lavorare, e tra l'altro c'è anche la possibilità di mettere lo specchio direttamente dall'app, cosa che mi piace molto. Oltre alla funzione per la pulizia del viso in profondità, c'è anche, questa è una novità, c'è anche la funzione massaggi, perché questo prodotto può essere utilizzato anche senza detergente, soltanto per fare un massaggio super delicato ma efficiente sia al contorno occhi che al viso. C'è il massaggio appunto per gli occhi e per le sopracciglia, per ridurre l'aspetto delle rughe eccetera in questa zona. Poi abbiamo il massaggio per il collo, che aiuta a tonificare appunto il collo e a ringiovanire, rinvigorire la pelle. Dopodiché abbiamo il massaggio per il contouring, quindi è un massaggio che va ad intensificare le nostre ossa, praticamente cheek e jawbone, quindi l'osso dove andiamo a stendere il blush per capirci, e il jawbone che è la nostra mascella. E dopodiché abbiamo anche il massaggio, questo non l'ho ancora provato, però sembra molto interessante, abbiamo anche il massaggio per il contorno labbra, che va a definire e a tonificare anche il collo e tutta la parte della mandibola. Quindi questa è sicuramente una super super novità che non avevamo. Scusatemi se sentite casino, sono i gatti che corrono come matti come sempre, cioè quando io filmo i gatti fanno di tutto. Altra novità molto significativa rispetto al Luna 2 è che il Luna 3, forse ve ne accorgete già vedendolo in mano, il Luna 3 è del 30% più grande rispetto al Luna 2, quindi in meno tempo riesce a raggiungere molte più zone del viso. Oltre a questo, cosa che mi interessa molto ed è per questo che ho preso quello normale, non quello per pelli sensibili, perché quello normale è super super delicato già di suo, le setole sono del 25% più soffici ed è una cosa, ragazzi, che si sente, e io non ho mai avuto problemi neanche con l'1 2, però questo è veramente, sono super 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 morbide e soffici al tatto, ma sono anche del 30% più lunghe. Questo significa che riescono anche ad andare molto molto meglio in profondità, perché è questa la magia di questo prodotto ed è per questo che io lo uso. Lo uso perché riesce ad entrare, a pulire bene in profondità tutte le schifezze della mia pelle, e sto iniziando ad usarlo religiosamente adesso che mi è arrivato, grazie al cielo, dopo l'estate, perché ragazzi, non so voi, ma a me le creme solari, specialmente quelle a fattore protezione altissimo, che sono quelle che alla fine uso sempre, fanno uscire un sacco di brufoli, mi ostruiscono i pori, non mi fanno respirare la pelle, e immancabilmente quando torno dal mare, siamo tornati dalle Maldive, ho tipo 4
brufoli da questa parte, due da questa parte, adesso sono truccata, non si vedono, ma fidatevi, ci sono, e qui ne ho uno che mi fa anche male, ecco. Questo è un po' un'arma segreta, si può utilizzare, io lo uso sempre sotto la doccia, tranquillamente quando stendo il detergente. Loro consigliano di metterlo direttamente sull'1-3, io non so perché, lo metto sempre sul viso e poi passo il mio dispositivo sia la mattina appunto sotto la doccia che la sera dopo essermi struccata, e vi renderete conto davvero dopo esservi struccate quanto trucco rimane ancora sul viso. Non è la stessa cosa, fidatevi, con le dita non riusciamo, per quanto possiamo massaggiare eccetera, non riusciamo ad andare in profondità come possiamo riuscirci con un dispositivo come il Luna 3. Perché mi piace di più il Luna 3, e comunque in generale i dispositivi fuori, io ne avevo già parlato di questa cosa, ma per me è molto importante, mi piacciono di più rispetto ai normali aggeggi per la pulizia del viso, perché questi non hanno setole in nylon. Le setole in nylon, per quanto possono essere comunque molto efficaci per la pulizia in profondità del viso, purtroppo non sono altrettanto delicate come il silicone e possono lasciare delle micro abrasioni, delle micro cicatrici sulla pelle. Chi probabilmente ha una pelle normale non deve preoccuparsi di queste cose, ma ragazzi, io che ho una pelle sensibile purtroppo devo farlo, e le setole in nylon, se non sto attentissima eccetera eccetera, veramente rischiano di ferirmi la pelle, ok? Con Foreo non ho questo problema, il silicone è morbidissimo, posso schiacciare quanto voglio ma non mi farò mai mai male, non mi creerò mai delle micro abrasioni, delle micro ferite con lui, perché è impossibile, cioè è super 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 soffice. Tra l'altro, i normali dispositivi per il viso, altra cosa molto importante, se decidete e state un pochino vedendo un po' i vari dispositivi che ci sono in commercio, altra grossa differenza è che i dispositivi normali vibrano, ed è una tecnologia molto più economica rispetto alla tecnologia che ha il Luna 3, anche il Luna 2 in realtà, un po' tutti i dispositivi di Foreo, perché questo pulsa. Vibrare è così, ok? Pulsare è così, quindi è ovvio che un dispositivo che pulsa va molto più in profondità, però è ovvio che è anche un dispositivo molto più tecnologico, e per questo che il costo è anche, diciamo, alto, ma in realtà se ci rendiamo conto di quello che andiamo a comprare quando acquistiamo il Luna 3, in fondo non è un dispositivo alto, un prezzo alto, perché altra cosa che dobbiamo considerare, tutti gli altri dispositivi in commercio hanno le setole che vanno cambiate. Perché? Perché il nylon non è antibatterico, il nylon accumula batteri, è plastica il nylon, per questo vi dico che bisogna stare attenti perché può farti male sulla pelle. Il nylon sono soffici fili di plastica, quindi tendono con il tempo ad accumulare batteri, germi, e tutte le schifezze che abbiamo sul viso vanno nelle setole, ok? Per questo le testine dei vari dispositivi che vediamo in commercio vanno cambiate. E perché Foreo no? Perché il Luna 3 e i vari dispositivi Foreo sono fatti in silicone completamente antibatterico, quindi basta lavarlo e non avremo mai mai necessità di cambiare nulla. Una volta che acquistiamo il nostro dispositivo, il nostro Luna 3, non serve acquistare, non servirà mai più spendere nulla. Sono ricaricabili, io in realtà penso tipo il Luna 2 di averlo usato per anni e tipo l'ho ricaricato due volte, quindi non so che cosa scrivono sul sito, anzi vado un attimino a vedere. Ok, dicono che con una ricarica ci sono 650 usi, quindi ha un senso, perché io tipo in due anni il Luna 2 penso di averlo ricaricato due volte, tipo una volta all'anno, lo so, è pazzesco, però vi giuro che è così. Quindi così uso il mio Luna 3 sotto la doccia, la mattina perché è 100% vuoto, per cui lo tengo tranquillamente nella doccia, e poi la sera quando mi sono struccata. Teoricamente la sera dovrei usarlo ogni giorno, ma sono molto pigra e lo uso tipo a sere alterne. La mattina invece religiosamente lo uso sempre. E è molto semplice in realtà utilizzare. Io uso il detergente di Foreo che è nuovissimo e lo sto testando in questo periodo, mi sta piacendo molto. Vado ad applicare il detergente direttamente sul viso, voi potete applicarlo sul dispositivo se preferite. Io per abitudine lo metto direttamente sul viso, basta una piccola noce di prodotto e poi vado. Uno dall'app vado a scegliere ovviamente i parametri che voglio, appunto la durata e l'intensità della mia pulizia, e poi vado semplicemente a passare
il mio Luna 3 sul viso. Insisto solitamente sulla zona T perché, avendo la pelle mista, in questa zona tendo ad avere più punti neri, diciamoci la verità, e quindi insisto un attimino di più, però posso andare delicata perché comunque è un prodotto appunto che con le sue pulsazioni riesce ad andare molto in profondità. E dopodiché basta, sciacquo il viso ed è fatta, e applico tranquillamente il mio siero. In questo periodo sto usando il campioncino che ho trovato all'interno del Luna 3, e poi una crema idratante, insomma, ed è fatta. E questo è quanto, ragazzi, per il Luna 3, questo è quanto per questo video. Se avete domande scrivetemi pure nei commenti, cercherò di rispondervi. Se avete curiosità sul prodotto, cose che magari non ho menzionato in questo video, provatelo se ne avete l'occasione, se ce l'ha una vostra amica, che ne so, provatelo, fatemi sapere. Per me, per quanto mi riguarda, è un prodotto fantastico. E aggiungo una cosa, io ho diversi dispositivi per la pulizia del viso, ok? Però quello che uso veramente nella mia routine di skincare è lui, e questo penso che dica tutto. Questo quindi è tutto per il video di oggi, mia family, spero che vi sia piaciuto. Lo so che è un po' una recensione old style, ma spero comunque appunto di essere stata esaustiva e di avervi raccontato tutto quanto. E niente, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani, mi sa, non so ancora quando caricherò questo video. Comunque, se domani è un giorno infrasettimanale, ci vediamo domani. Se invece è weekend, buon weekend! Un bacio grande, ciao!